Lettere capovolte, lettere spostate, lettere distrutte. Non c'è pace per la scritta a boccaccino collocata dietro l'abside del Duomo. Da quest'estate, quando è stata sistemata nell'omonimo slargo nell'ambito delle iniziative di rigenerazione urbana del comune, è nel mirino dei vandali e dei burloni, tanto da diventare protagonista di battute, barzellette e chiacchiere da bar. Cremona si è divisa su quel boccaccino fatto di polistirolo, da una parte i sostenitori, dall'altra i detrattori. L'ultimo sfregio nella notte, con i caratteri strappati dai sostegni in alluminio posizionati dopo che, a pochi giorni dall'installazione, una folata di vento aveva causato sulla scritta un effetto domino disastroso. Insomma, mesi duri per quelle lettere cubitali, in una delle quali riporto ormai evidenti danni. E c'è da scommettere che l'agonia non è ancora terminata.